Un festival dedicato alla figura del chitarrista-compositore è la novità della 23esima edizione della rassegna musicale internazionale Suoni della Murgia. Oltre a masterclass e conferenze, una serie di concerti dedicati al mondo della chitarra, alla sua evoluzione nel tempo e alle espressioni contemporanee che la arricchiscono e attraversano il fascino delle corde pizzicate. Tre serate nella dimora Cagnazzi di Altamura che si sono concluse con Nico Berardi e Miguel Zepe Diaz nello spettacolo Da Sud a Sud, a seguire Maurizio Colonna in un incontro concerto Meraviglie del chitarrismo contemporaneo. Pizzicar de Corda è un festival all'interno di Suoni della Murgia dove rappresenta la chitarra innanzitutto, quindi questo strumento molto popolare che ha mille sfaccettature in un qualsiasi genere musicale utilizzato. Quindi si è voluto dare una sorta di impronta in questa serie di concerti nel valorizzare questo strumento, appunto, che è la chitarra, nell'ambito di un festival di musica popolare come appunto è Suoni della Murgia. La chitarra è uno strumento polifonico, quindi ha questa capacità di ottenere più suoni contemporaneamente, quindi è uno strumento che può suonare tranquillamente da solo, non ha bisogno di accompagnamenti vari, quindi è uno strumento molto intimistico, e questa è una cosa molto fondamentale, secondo me tocca l'anima. Per me che lo suono, voglio dire, per me è una questione anche di vita. E diciamo, sì, questo è un po' il discorso dello strumento. Poi la famosa scoperta di nuovi mondi, nuove contaminazioni per quanto riguarda la musica. Quindi la chitarra che riesce comunque ad entrare in qualsiasi genere musicale, dando il suo bellissimo contributo con questo suono affascinante che appunto ha.